Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura l'anniversario, il quarto della sciagura dell'hotel Rigopiano di Farindola, che si svolgerà lunedì nel giorno della tragedia, con i parenti delle vittime che si ritroveranno per questa amara ricorrenza, anche perché c'è un processo penale per accertare le responsabilità eventuali di quanto accadde quel giorno, che stenta a decollare. Sentiamo il servizio di Stefano Recanati. Lunedì ricorrerà il quarto anniversario della tragedia di Rigopiano. Era il 18 gennaio 2017 quando, in pieno pomeriggio, una valanga di portata imponente si staccò dal Monte Siele e travolse, inghiottendo, il resort Gran Sasso in località Rigopiano di Farindola. Alla fine delle ricerche il responso fu terribile, 29 persone persero la vita. Alla cerimonia in forma privata, rispettando le normative anti-coronavirus, ci sarà anche Francesco D'Angelo, che quel pomeriggio perse il fratello gemello Gabriele, cameriere dell'hotel. Sì, abbiamo voluto ricordare a distanza, adesso sono 4 anni, i nostri cari che abbiamo perso nella tragedia di Rigopiano. Siamo presenti, sarà una cosa ristretta, riservata a noi. Saremo lì proprio per fare la messa e per depositare un fiore per i nostri cari. In questi anni si è parlato tanto di Rigopiano, dentro ma soprattutto fuori dalle aule del Tribunale di Pescara, dove, tra cambi di scenari continui, tra cui, come se non bastasse l'emergenza Covid, si attende l'avvio del vero processo con la novità dei nuovi studi sulla correlazione valanga-terremoto che potrebbero arrivare già dalla prossima udienza di marzo sul tavolo del GUP Sara Andrea. Ogni volta che c'è un'udienza noi chiediamo giustizia, ma in questo momento non so più cosa credere, se credere ancora nella giustizia, vedendo anche i fatti di Viareggio, purtroppo mi fa poco sperare ad avere una giustizia. Come detto, lunedì è la giornata del ricordo e il comitato vittime di Rigopiano tornerà ad abbracciarsi sul luogo della tragedia. Per le ore 15 è previsto il ritrovo presso il totem, simbolo dell'hotel e dove dovrebbe sorgere il giardino della memoria, per la deposizione di un fiore. Poi alle ore 16, previa autorizzazione, è prevista una santa messa all'interno del sito dell'hotel, posto ancora sotto sequestro. Alla cerimonia saranno presenti il questore di Pescara Luigi Liguori, il prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo, oltre al presidente della regione Marco Marsiglio e della provincia Antonio Zaffiri. Una corona in ricordo sarà inviata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E adesso la situazione del Covid in Abruzzo è stazionaria sul fronte dei ricoveri, in una settimana caratterizzata dalla zona rossa a Pizzoferrato e dal ritorno in zona arancione a partire da lunedì. Percentuale di positivi piuttosto bassa, poco sopra il 5%. Vediamo il servizio. Stazionari, ricoveri in area medica e pazienti in terapia intensiva a tasso di positività al 5,4%. È la fotografia dell'emergenza coronavirus nella nostra regione, che deriva dal bollettino delle ultime 24 ore. Nuovi positivi che si attestano a 196 a fronte di 3.605 tamponi molecolari analizzati. I nuovi malati hanno età compresa fra gli 1 e i 96 anni. Sono 6, invece, le persone decedute, ma solo 4 nelle ultime ore. Altre 2 morti, infatti, risalgono a giorni scorsi e sono state comunicate solo oggi dalle ASL di competenza. Crescono i guariti, sono 151 in più, ora a quota 26.427. Aumentano di poco gli attualmente positivi, sono 11.286 in totale, 39 in più rispetto a ieri, e di pari passo aumentano gli isolamenti domiciliari. Complessivamente le persone costrette a casa sotto sorveglianza attiva delle ASL sono 10.802. Come detto in precedenza, restano invariati sia i ricoveri che i pazienti costretti alle cure di terapia intensiva. 443 sono complessivamente i posti letto occupati in area medica, mentre 41 sono quelli impegnati nelle terapie intensive dedicate al Covid in tutti gli ospedali abruzzesi. Restano quindi al di sotto dei parametri d'allarme i tassi di occupazione delle strutture sanitarie abruzzesi. Nonostante questo, da lunedì sarà nuovamente zona arancione, dopo una settimana di tregua. L'RT sopra 1 ha spinto la cabina di regia a reinserire l'Abruzzo tra le regioni a media intensità di restrizioni.
Adesso parliamo di scuole. Il nuovo DPCM di queste ore permette la didattica in presenza fino al 75% nelle superiori. Al classico D'Annunzio di Pescara si sta concludendo lo screening per studenti e docenti. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Prima settimana di ritorno a scuola nella normalità, possiamo dire, professoressa, per gli studenti del liceo classico Gabriele D'Annunzio di Pescara. Proseguono gli screening, c'è qualche novità anche con il nuovo DPCM? La bellissima novità è che finalmente la scuola riaccade anche in presenza e quindi siamo veramente felici, anche perché è importantissimo per i ragazzi. Il nuovo DPCM dà la possibilità, conferma la possibilità di arrivare fino al 75% in presenza, minimo il 50% in presenza come abbiamo sperimentato questa settimana, e si può arrivare fino al 75%. Aspettiamo al riguardo ordinanze regionali e speriamo veramente, io mi appello a tutta la comunità, cioè a tutta la società, è importante che i ragazzi ritornino in presenza in tutta sicurezza. Per questo il tavolo prefettizio con il nostro provveditore hanno lavorato tantissimo per il piano trasporti, perché il punto era lì, era nei trasporti. Sono stati fatti investimenti, la regione è intervenuta, quindi ha ampliato il parco macchine, diciamo, il numero di corse con le macchine. Speriamo di tornare veramente a scuola, è importante per il futuro dei nostri ragazzi, è importante per il futuro della nostra Italia. Tra lunedì e martedì finiamo lo screening di massa, i tamponi. Come stanno andando? Bene, benissimo, abbiamo fatto tutto il personale, tutti gli studenti finiamo lunedì e martedì, questo è importantissimo, è stato un abbraccio concreto alla scuola, alla sicurezza, al rientro in sicurezza. E come chiedono anche i ragazzi, il comitato spontaneo dei ragazzi, chiedono proprio che questi screening abbiano cadenza periodica proprio per garantire una sicurezza. Intanto l'ASL di Pescara l'ha fatto a tutte le scuole, stiamo proprio concludendo in questi giorni, e questo è un bellissimo segnale. Dobbiamo riprendere a vivere con speranza per sconfiggere questo virus. Voltiamo pagina, una nuova inchiesta giudiziaria scuote la direzione del supercarcere di Villa Stanazzo a Lanciano. La direttrice Lucia Avvantaggiato è stata sospesa per un anno a seguito delle accuse di truffa e peculato. La Avvantaggiato è stata trasferita dal DAP di Roma 3 giorni prima dell'udienza. Episodi simili si erano già verificati nel carcere di Lanciano nel 2004. Sentiamo Giuseppe Dintino. E bufera sulla direttrice del penitenziario di Lanciano. Maria Lucia Avvantaggiato, alla guida del supercarcere di Villa Stanazzo da 6 anni, è accusata di truffa e peculato. L'indagine è scaturita da alcune denunce partite dall'interno del penitenziario riguardo fatti che sarebbero accaduti tra marzo e ottobre 2020. Presenze o assenze annotate a piacimento, sostiene l'accusa descrivendo il reato di truffa contro la pubblica amministrazione. L'Avvantaggiato infatti avrebbe gestito i cartellini in modo da usufruire di ore lavorative non svolte. La donna inoltre, originaria di Lecce e residente a Pescara, avrebbe segnato come straordinari le ore di smart working durante il lockdown primaverile. E poi contestato il reato di peculato. La direttrice avrebbe rubato 500 euro dal fondo dei detenuti e la somma sarebbe stata poi rimessa sul conto diversi mesi dopo. Il Tribunale del Riesame ha respinto la richiesta di arresto avanzata dalla Procura, ma ha sospeso l'Avvantaggiato dalle sue funzioni per un anno. L'udienza si è tenuta il 7 gennaio. Solo 3 giorni prima, il 4 di gennaio, la direttrice era stata trasferita all'ufficio formazione del DAP di Roma. Sono innocente, ha dichiarato l'indagata tramite i suoi legali, i quali hanno presentato il ricorso in Cassazione contro la sospensione di 12 mesi. Questo è il secondo caso in 13 anni che scuote la direzione del supercarcere di Lanciano. L'ex direttore Bruno Medugno era stato arrestato nel 2004 e condannato a 5 anni e 6 mesi in primo grado e poi assolto in appello. Medugno era accusato di peculato, abuso, truffa, falso, frode nelle pubbliche forniture elettriche e perfino gioco d'azzardo in carcere con slot machine. A seguito di questa seconda inchiesta giudiziaria, la direzione del penitenziario è stata assunta dal direttore del carcere di Chieti, Franco Pettinelli.
Pettinelli è conosciuto per aver avviato un anno fa, in collaborazione con il Garante dei Detenuti e l'Università d'Annunzio, un'inquietante sperimentazione lombrosiana sui detenuti teatini, che si prefiggeva di dimostrare la correlazione tra aggressività e caratteristiche fisiche. Pettinelli assume ora anche la direzione del carcere di Lanciano in un momento a dir poco delicato. Dietro le sbarre di Villa Stanazzo è scoppiato un focolaio Covid, tra i più allarmanti riguardo quelli nei penitenziari italiani. L'8 gennaio i contagiati nel carcere di Lanciano erano 29, per un tasso di positività di oltre il 12%. A febbraio dello scorso anno era scoppiata una rivolta nella sezione dei comuni, poi repressa con la forza dalla polizia penitenziaria dopo 8 ore di trattative e minacce. Secondo l'ultimo rapporto dell'Associazione Antigone, nel 2018 erano 249 gli individui trattenuti nel penitenziario lancianese, a fronte di una capienza di 244 detenuti. Adesso andiamo a Chieti, dove l'amministrazione comunale ha presentato le nuove iniziative che verranno poste in essere per quanto riguarda le politiche della casa. Vediamo. Politiche della casa, l'amministrazione comunale vuole un po' rivedere quello che è stato fatto fino ad oggi. Avete diverse idee, diverse iniziative da mettere in campo? Sì, la nostra amministrazione sta facendo rapidamente delle nuove scelte per le politiche della casa, e in particolare muovendosi in due direzioni e per il raggiungimento di due altrettanti obiettivi. Qui quello di migliorare qualitativamente le abitazioni, le cosiddette case popolari, e soprattutto nuove forme di assegnazioni, di iter burocratici per l'assegnazione di queste case. Per quanto riguarda il primo punto, faremo un ufficio che serva per sfruttare tutte le facilitazioni di legge, parlo anche dell'eco bonus, per migliorare, ripeto, qualitativamente le strutture di queste abitazioni. Per il secondo punto, cioè le metodologie nuove di assegnazione, stiamo coinvolgendo anche i CAF e i patronati per snellire queste procedure, quindi a breve avremo delle novità. Per quanto riguarda le domande, ci sono delle novità anche sul bando? Dobbiamo appunto emanare il bando e quindi farci un conto preciso, che attualmente non posso darle. Apriamo un'ampia pagina dello sport e partiamo dal calcio di Serie B. Rifinitura questa mattina all'Adriatico per il Pescara in vista del match di domani alle 15 contro la Cremonese. Il tecnico Breda recupera il solo Masciangelo, ma dovrà rinunciare come previsto a Balzano, Bocchetti, Drudi e Antei, oltre agli squalificati Scognamiglio e Bellanova. L'ipotesi più probabile è l'impiego di Valdifiori in difesa. In avanti Galano e Seter, mentre il neo arrivato Macine partirà dalla panchina. Nella Cremonese si registrano defezioni dell'ultima ora di Terranova, Fiordaliso e Zaccagno, che si aggiungono a quelle di Deli, Bonaiuto, Crescenzi e Fornasier. Ascoltiamo l'allenatore del Pescara, Roberto Breda. Ma come organico è una squadra forte, che credo sia stata fatta per fare un campionato completamente diverso da quello che sta facendo. Però la B è questa, nel senso che poi i punti devi farli e le partite devi farle, al di là della qualità dei tuoi giocatori. Hanno cambiato allenatore, di solito la prima tutti quanti vogliono far bene. Allo stesso tempo però, quando cambia allenatore, è anche vero che possono essere dei meccanismi che porta il nuovo tecnico che magari non sono ancora perfezionati. Quindi noi dobbiamo essere bravi a mettere lo stesso entusiasmo, perché in ogni caso noi siamo in una situazione che se abbiamo fatto qualcosina di buono basta poco per rovinarlo, e quindi dobbiamo dare continuità di risultati, di prestazioni e di risultati. E non possiamo certamente, soprattutto questo che diventa uno scontro diretto, non avere lo stesso tipo di intensità e di cattiveria. Poi su quello che possono essere i loro punti deboli dobbiamo cercare di fare la partita. Appunto, proprio perché
avranno entusiasmo e voglia di mettersi in mostra, noi dobbiamo controbattere questo entusiasmo e questa voglia, perché il nostro atteggiamento è di chi non si accontenta di quello che ha fatto, ma dà la parte per far di più. E quindi bisogna pareggiare questo, anche perché poi è una squadra molto fisica in tutti i reparti, quindi bisogna essere bravi a tenere botta. E poi è logico che dobbiamo anche fare pian piano dei passi in avanti per in quello che sono gli sviluppi, che a volte abbiamo fatti meglio, con qualche difficoltà in più. E su Macin, per lui è un ritorno a casa. Si vede che non riesce a stare lontano da Pescara, però quando sta a Pescara fa le cose migliori, quindi sicuramente siamo molto contenti di riaverlo, ed è un ragazzo che ha indubbie qualità e che può darci una mano. Si è presentato con tanta voglia, con tanto entusiasmo, e quindi lo accogliamo ben volentieri nella nostra famiglia. È arrivato stamattina, quindi ma perché no, potrebbe anche essere, vediamo un attimino come inserirlo nel contesto, ma certamente non è venuto per non trovare spazio, quindi logico che cercheremo di ottimizzare quelli che poi sono i calciatori. Dire ancora come è un po' presto, perché appunto dobbiamo un pochino valutare sia gli equilibri di squadra e sia appunto l'utilizzo di tutti quanti i giocatori. Adesso andiamo ad ascoltare anche le parole del presidente Daniele Sebastiani, che ha spiegato come è arrivato l'accordo con il club brianzolo per Macin. Ha fatto il punto sul mercato e non si è sbilanciato su un eventuale arrivo di Fabio Ceravolo, che intanto non è stato convocato per la gara di domani fra Pescara e Cremonese. Anche questo servizio, come il precedente, è curato da Andrea Costantini. Sì, nel momento in cui è venuta fuori l'ufficialità del fatto che il Monza poteva privarsi di Macin, il ragazzo è stato già a Pescara, quindi tra virgolette è stato più semplice, perché conosceva tutti, conosce la piazza, si è trovato sempre bene nelle due volte che è stato qui a Pescara, quindi un minimo di vantaggio ce l'avevamo. Poi il resto l'abbiamo fatto io e Gagliani insieme, perché ci abbiamo messo esattamente 30 secondi a trovare l'accordo e il ragazzo è venuto a Pescara. Ah, i prossimi obiettivi li sapete tutti quali sono, cioè noi dobbiamo cercare una punta, perché per numero ci serve, perché anche se oggi abbiamo avuto anche il rientro di Asensio, che credo che fra qualche 4-5 giorni sarà col gruppo squadra e quindi sarà a disposizione, però per i problemi che abbiamo avuto vorremmo cercare di evitare di riaverne, quindi una punta sicuramente e un difensore centrale, dopodiché la squadra è a posto e può continuare tranquillamente il suo campionato. Ma le trattative vengono fatte e vengono portate avanti, non è a che punto è, non si tratta di dire a che punto è la trattativa. Oggi Ceravolo è uno dei nomi che sul nostro tavolo, ma non è detto che sia Ceravolo l'attaccante che prenderemo. La Gumina c'ha questa situazione in piedi e credo che sia molto difficile se possa muovere da Genova prima del riscatto obbligato che dovrebbe avvenire a febbraio. Quindi credo che ci sia un tecnicismo che non consente lo spostamento prima, e essendo anche un giocatore che è di proprietà di una squadra di Serie B, credo che oggi nessun tipo di agevolazione l'Empoli faccia alla Sampdoria per far dare un giocatore a un eventuale concorrente della Serie B. Di questo scambio prossimo sogna meglio di cui abbiamo letto, ma non c'è nessuna ipotesi di scambio, perché noi andremo a prendere un giocatore, non abbiamo detto che dobbiamo far uscire altri giocatori, dobbiamo prenderne un altro. Adesso lasciamo la Serie B, scendiamo di categoria, andiamo in Serie C, dove il Teramo torna domani pomeriggio in campo alle 17.30 all'Enrico Rocchi di Viterbo, a caccia di una vittoria che manca da 7 turni di campionato. Massimo Paci avrà un bunino in meno con l'attaccante che è andato in prestito a Monopoli, ma un piacentino in più visto il reintegro in lista del difensore. Si va verso la sostanziale conferma dell'11 visto contro l'Avellino, con Costa Ferreira ancora in difesa e Santoro più avanti alle spalle dell'unica punta Pinsauti. Vediamo.
dovremmo sapere adattarci e non perdere di coraggio e di fiducia se le cose non vengono. Parlo del livello di possesso palla, perché mi riferisco a Bisceglie, che siamo andati a giocare in un campo dove era un po' al limite dell'impraticabilità e la squadra, provando a giocare, non ci riusciva, perdeva le sue sicurezze, le sue certezze. Quindi dovremmo fare un passo avanti da quel punto di vista, adattarci alla partita e essere consapevoli che le squadre forti si adattano, le squadre forti durante l'arco della partita non perdono sicurezza, riescono a concentrare, a rimanere concentrati per tutti i 90 minuti e portare a casa il risultato. Insomma, quello che mi aspetto domani è questo miglioramento, questo passo in avanti della squadra dal punto di vista mentale, dell'adattamento al tipo di partita, al tipo di campo soprattutto. Ho la massima fiducia nella società e credo che si valutano tutte le opportunità che vengono fuori dal mercato, e quindi io così come si è messi sono molto contento, perché ho la massima fiducia in Lorenzo Pinzauti e ho veramente grande fiducia in Eric Gervi, e quindi sono molto contento. Poi certo, se ho fiducia che la società voglia fare il meglio per questa squadra, quindi credo che si valuteranno le opportunità migliori che il mercato offrirà. Intanto è un reintegro importante, perché Matteo è un giocatore importante per noi, e quindi sono contento di quello. Poi sì, è un'opzione, adesso valuteremo. Contro l'Avellino abbiamo fatto una bellissima partita, quindi cercherò di toccare meno possibile gli equilibri in virtù di questa nuova partita. Nell'ultimo periodo non è venuta la vittoria per molti fattori che tutti abbiamo vissuto questa storia del Teramo. Io credo che adesso ci siamo ritrovati, la squadra si è ritrovata, ha ritrovato la sua caratteristica principale. Si è visto con l'Avellino, io sono convinto che se noi andiamo a Viterbo a giocare con quell'intensità possiamo fare una bella partita, quindi rimango dell'idea che è stata fatta un grande girone d'andata. Non giudicherei male un giocatore che vuole andare via perché gioca poco, ognuno fa le sue scelte. Io credo che a Teramo deve rimanere gente motivata, che ha voglia di sporcarsi i pantaloncini, ha voglia di correre e che abbia veramente voglia di stare qua a credere in questo progetto, perché secondo me è un progetto importante. E poi spero che rimangano i giocatori, perché ho massima fiducia in loro, spero che non vadano via, però capisco, è una fase di mercato in cui gli scontenti possono trovare soluzioni. Sconfitta interna e siamo alla Serie D per la Vastese, che questo pomeriggio cade nel derby con il Castelnuovo, nonostante abbia giocato buona parte della gara in superiorità numerica, risultato che poteva essere anche più largo se la formazione teramana non avesse fallito un calcio di rigore con Loviso, lo stesso che poco prima aveva firmato il vantaggio. Il servizio è di Jacopo Forcella e poi andremo ad ascoltare anche le interviste nel dopogara. Loviso fa, Loviso disfa, ma alla fine è un suo gol a regalare il successo al Castelnuovo, al cospetto di una Vastese spenta, spuntata, che avrà mercoledì a Castelfidardo la possibilità di rifarsi quanto prima. La rete del centrocampista a 5 dal 90esimo regala 3 punti alla formazione di Guido Di Fabio in una gara che parte al piccolo trotto. Gli aragonesi provano a fare la partita, Martiniello tenta il gran colpo a metà tempo, con Natale bravo a rifugiarsi in corner. La Vastese avrebbe bisogno di un guizzo per accendere la contesa, il Castelnuovo di fatto glielo regala al 27esimo, quando Sbarbati sbraccia troppo su Di Filippo e Peletti di Crema, richiamato dall'assistente, gli sventola un rosso diretto che condannerà i neroverdi all'inferiorità numerica per il resto della contesa. Una defezione che peserà sì, ma non in maniera decisiva. Loviso prova la super giocata poco dopo la mezz'ora, di Rienzo non si fa sorprendere, e allora i padroni di casa attentano qualche assalto con Meola. Al 39esimo, conclusione deviata in corner da Natale, mentre due giri di lancette dopo, il centrocampista calibra male il pallonetto. Nel secondo tempo ci si attenderebbe una Vastese arrembante, entra Bernardi per Cardinale, ma le vie davanti sembrano sempre o troppo strette o eccessivamente intasate. Il Castelnuovo regge e riparte. Al 61esimo D'Egidio ci prova centralmente, D'Addario inserisce Martinez per Meola, ma è ancora D'Egidio a farsi vedere a metà tempo. Di Fabio gioca la carta a fagioli e avrà ragione, perché al minuto 85 Foglia guadagna un piazzato che Loviso calibra nello specchio. Di Rienzo è sorpreso,
e la palla in fondo al sacco per il vantaggio ospite, a quel punto meritato. Va stesi al tappeto e che tre minuti dopo rischia di andare sotto di due. Lenucci, appena entrato per Di Filippo, atterra proprio Fagioli in area di rigore. Peletti manda Loviso dagli 11 metri, ma il numero 5 sbaglia l'occasione clamorosa che tiene in vita gli aragonesi che, incredibile ma vero, si vedono solo nell'ultimo minuto di recupero con la testata di Altobelli respinta da Natale, che certifica che il Castelnuovo è una grande squadra in grado di lasciarsi alle spalle l'amarezza di domenica scorsa. Per la Vastese leccarsi le ferite non basta, per salvarsi mercoledì e domenica prossima servono punti e gare più convincenti. Mister D'Addario un paio di settimane fa ha detto: questa squadra ha la febbre ma non il Covid. Sì. Oggi? Oggi febbre è alta per quanto riguarda il risultato, per quanto riguarda la prestazione a livello agonistico c'è stata, di temperamento. Abbiamo fatto fatica un po' sull'uno contro uno, potevamo fare qualcosa in più. Al di là poi del risultato negativo, perché è venuto da una punizione, insomma sì, c'è stato anche il rigore, però eravamo sbilanciati tutti in avanti, si pensava solamente a cercare di fare risultato a tutti i costi. Anche in questi momenti bisogna ragionare, bisogna essere squadra, dobbiamo cercare di pian piano di ritrovare l'assetto giusto e soprattutto trovare le soluzioni giuste in un momento un po' particolare. Giocare tre volte in una settimana può essere in questo senso un vantaggio o uno svantaggio? È uno svantaggio perché siamo contati. Mister Di Fabio, io credo che un allenatore in partite del genere, quando rimane in 10 per così tanto tempo e l'avversario non punge, ha quasi un po' la sensazione dalla panchina: vuoi vedere che questa la vinciamo? No, è vero, perché io l'ho avuta subito la sensazione, infatti non ho cambiato praticamente nulla in una situazione di disagio, perché vedevo che i ragazzi erano pronti al sacrificio in fase di non possesso e quando avevamo palla erano pronti a far male all'avversario, quindi non mi è sembrato assolutamente il caso di muovere niente e questo diciamo che ci ha premiato. Io quello che ho detto ai miei ragazzi prima della partita, che la cosa che mi dispiaceva della sconfitta, se ci aveva fatto perdere delle certezze che invece loro devono avere, perché anche domenica scorsa, pur perdendo per degli errori che abbiamo commesso, la squadra ha fatto comunque una grandissima prestazione. Dispiaciuto di aver dato un dispiacere a Fulvio D'Addario, che ritrovava dopo un po' di anni? No, sinceramente no, perché sono contento per me, per i miei ragazzi, per la mia società, hai capito, per il nostro direttore sportivo Claudio Cicchi, che ha qualche problemino e non è potuto essere con noi, quindi sono contento perché mi trovo in una società fatta di persone vere, o dei ragazzi, di uomini veri, fatti di uomini veri, quindi questo è quello che mi dà più gioia di tutto, poi il resto conta poco. Ancora Serie D, perché anche la 12ª giornata è falcidiata dal Covid, ma questa volta tutte le abruzzesi scenderanno in campo. Domani toccherà Giulianova, Pineto e Notaresco. Sentiamo. Girone F sempre più falcidiato dal Covid, continuano a emergere focolai in alcuni gruppi squadra e anche questa settimana il dazio da pagare in termini di rinvii è elevato. Sono tre le partite che sicuramente salteranno: Porto Sant'Elpidio Montegiorgio, Tolentino Campobasso e Vasto Girardi Matese, una catena innescata dalla partita Tolentino Montegiorgio nell'Epifania. Il giorno dopo sono emersi contagi nella squadra della provincia di Fermo, la domenica successiva c'è stata Matese Tolentino e il virus si è diffuso alla squadra cremisi e poi a quella campana. Circa il Tolentino, all'insorgere di due casi di positività è intervenuta anche la ASUR di Macerata, che ha disposto la quarantena fino al 20 gennaio per 12 tesserati contatti stretti di quei positivi. Casi Covid che si sono riscontrati anche nel Matese, che non giocherà col Vasto Girardi. Pericolo scampato a Rieti. Ieri i test antigenici avevano rilevato 11 positività nel gruppo squadra reatino, ma i tamponi molecolari fatti oggi li hanno smentiti, tutti negativi, e domani Rieti Agnonese si giocherà regolarmente.
Al netto dell'anticipo di oggi, il derby Vastese-Castelnuovo, domani si disputeranno appena 4 partite, con 3 abruzzesi coinvolte. Il match di cartello allo stadio Bruno Abbadini di Genzano, dove il notaresco farà visita alla Cinzia Albalonga. Partita molto difficile per la squadra di Epifani, che però può prendersi la vetta solitaria, complice lo stop forzato del campo basso. Tra i laziali mancherà lo squalificato Pace. Nel notaresco, dopo il rinvio della partita con la Vastese per infortunio dell'arbitro, c'è stata una settimana in più per procedere all'inserimento di Palumbo, anche se il centrocampista è destinato a partire dalla panchina. Epifani si affiderà ancora al collaudato trio Marchionni, Dos Santos, Banegas, per poi giocare dalla panchina le carte dell'ex Francavilla, di Cesario e di Cancelli. Ancora out Lattarulo. Scontro diretto in chiave salvezza per il Giulianova, che ospita l'Aprilia ed è alla disperata ricerca del primo successo stagionale al Fadini. La squadra di Federico Del Grosso sarà in parte rinnovata dopo la partenza del fratello Cristiano e dell'attaccante Pedalino. In settimana sono arrivati il centrocampista Alessio De Cerchio, per lui un ritorno, l'attaccante brasiliano Alessandro Padovani Selin dall'Arzachena, il difensore Patrizio Caso, ex colonna dell'Arzanese, ed il centrocampista classe 2000 Eric Battilana dall'Avezzano. L'arrivo di questi giocatori non espone il Giulianova all'emergenza, viste le assenze di Demo Leon, Ranellucci e Mariani. Probabile l'impiego da centrale di Danna. Ha voglia di rivalsa invece il Pineto, che riceverà il coriaceo Fiuggi di Incocciati. Brucia ancora la sconfitta patita a Rieti, con la squadra poi costretta a restare ai box domenica scorsa quando avrebbe dovuto giocare ad Agnone. Conscio della forza degli avversari, però, il tecnico Daniele Amauro suona la carica. Serve vincere per non perdere altro terreno dalle prime. Sì, una squadra solida, fisica, e che ha già un organico ben collaudato, quindi domenica hanno tenuto testa una squadra importante come l'Albalonga, e hanno forse ai punti avrebbero meritato qualcosa in più. Però io, come dico sempre ai ragazzi, dipende sempre dalla nostra prestazione, il risultato sarà sempre figlio dell'atteggiamento che avremo in campo domenica. Sì, è chiaro, noi soprattutto dalla continuità abbiamo fatto troppi alti e bassi in questo inizio di campionato, e quindi non è un alibi, una giustificazione. Sappiamo che e dobbiamo far meglio, quindi ci siamo preparati per poterlo fare. Speriamo, ecco, di intraprendere quel cammino che ci possa portare a un campionato importante come quello, quali sono le intenzioni della società. Il TG6 termina qui, io vi ringrazio per averci seguito. Se volete on demand, ci sono i nostri servizi su tutti i nostri canali, sia social che piattaforma YouTube che sito tv6.it. Da parte mia, l'augurio di una buona serata.